Ciao, come ogni anno siamo arrivati alla settimana del Black Friday e quindi è il momento di parlare di regali per i viaggiatori. Appunto, possiamo sfruttare il Black Friday per portarci un pochino avanti per quanto riguarda i regali di Natale o per qualche occasione speciale. Questo ovviamente chi mi segue da più tempo sa che non è il primo video che faccio a riguardo, ma va ad integrare tutta una serie di video che ho fatto nel corso degli anni e che trovate linkati in descrizione. Sempre in descrizione ovviamente trovate anche i link con i collegamenti ad Amazon per quanto riguarda le cose di cui vi parlerò. In un caso però c'è il collegamento al sito dell'azienda perché appunto non vende su Amazon ma soltanto sul sito dedicato, appunto sul sito tra virgolette aziendale. I link Amazon vi ricordo per trasparenza che sono dei link affiliati, quindi voi cliccando sul mio link non pagherete di più ma riconoscerete una piccolissima percentuale di quello che spendete. Come una sorta di pagamento alla sottoscritta che andrà ovviamente a finanziare quella che è l'attività di questo canale. Partiamo subito con quelli che sono i regali e gli oggetti che vi consiglio di regalare ai viaggiatori. È una lista messa in ordine di prezzo crescente. Il primo regalo che vi consiglio è un posacenere portatile, siamo nell'ordine dei 10-12 euro. Un regalo insolito per chi non può fare a meno di fumarsi una sigaretta, ma non inquinando l'ambiente, quindi senza lasciare cenere o mozziconi in giro. Il secondo regalo che vi consiglio vale per tre perché si tratta di un poster. I prezzi variano tra i 20 e i 25 euro in base a quello che scegliete. Sono dei poster da grattare, il principio è quello della mappa qua dietro alle mie spalle. Ce ne sono di ogni, quelli che vi consiglio e che vi metto qua sotto in descrizione sono quelli dei 100 luoghi da visitare, delle 100 cose da fare prima di morire e degli 80, in questo caso, cibi del mondo da gustare, da provare. Sono per l'appunto un'idea low cost da fare a chi ama viaggiare, a chi ama l'avventura, a chi ama il cibo e provare cibi diversi. Ce ne sono, come vi ho detto, ce n'è ovviamente di ogni, cliccando poi sul link qui sotto in descrizione potete poi navigare su Amazon e cercare quello che più fa per voi. Magari volete regalare quello sulle 100 canzoni da ascoltare, i 100 libri da leggere, i 100 film da vedere. Potete scegliere, ce n'è una grossa varietà. Terzo oggetto, siamo sempre sui 25 euro ed è una cosa molto particolare perché è un bidet da viaggio. È una cosa che agli italiani manca tantissimo, appunto, quando si viaggia specialmente all'estero, e questo regalo ci dà ovviamente la soluzione a questo problema. Quindi direi che non c'è bisogno di altre parole per quanto mi riguarda, per cui il link lo trovate in descrizione per dargli appunto un'occhiata. Quarto regalo, il bagaglio a mano, quello piccolo per le compagnie aeree, quindi il tipico 40-25-20. Il più famoso è quello della Doublitz, che si aggira intorno ai 35-38 euro. Ha tre scomparti ed è l'ideale per appunto organizzare le cose che ci si porta dietro durante un viaggio e quando non si viaggia può essere facilmente utilizzato per palestra, piscina e altre attività. Altra borsa che vi consiglio, questa volta andiamo un pochino più su di prezzo perché siamo intorno ai 49-50 euro, è la Bellroy Standing Pouch, una piccola pochette molto versatile, la potete usare sia come beauty case che magari per tenere dentro i vari aggeggi elettronici che ci si porta dietro. Ha una forma particolare che le permette di rimanere in verticale e un piccolo anellino di stoffa che le permette di essere agganciato, di portata in giro, appunto, tenendola in mano molto facilmente. Sempre intorno ai 50 euro, ma si può andare ovviamente molto più su per questo nuovo oggetto. Si parliamo del router portatile, indispensabile soprattutto adesso che bisogna essere sempre connessi in qualsiasi situazione. Quello che vi consiglio io è abbastanza basic, vi si possono connettere fino a 10 dispositivi e per farlo funzionare basterà metterci dentro una semplice SIM dati del paese che ci ospita. E arriviamo quindi a quello che è l'oggetto che è al di fuori di Amazon, che appunto non trovate su Amazon, ma vi consiglio comunque di andare a dare un'occhiata se ci sono degli sconti per quanto riguarda il Black Friday, perché costa 97 euro, quindi forse un pochino costoso, ma è una cosa veramente rivoluzionaria. Parliamo della Bye Bye Bottle, una borraccia termica che purifica l'acqua.
Per quanto mi riguarda è un'idea geniale perché appunto purifica l'acqua attraverso la tecnologia UVC. A questo, quindi al risparmio molto ingente di bottigliette di plastica, aggiungeteci pure che è un'azienda italiana e che il 5% dei profitti verrà devoluto per la pulizia di boschi e sentieri. Altro oggetto, siamo sui 120 euro in teoria. Si tratta della lavatrice portatile. Io l'ho scoperto su un articolo in cui parlava della lavatrice portatile di Xiaomi. Il problema è che io non l'ho trovata online, quindi non so se magari non è ancora arrivata in Italia. In descrizione però trovate la versione che c'è su Amazon, che ci somiglia di più, almeno per quello che ne capisco io di lavatrici portatili. È super compatta, basta sostanzialmente aprirla quando ci serve appunto avere qualcosa da lavare. Diventa semplicemente un cubotto di circa 30 cm di lato e i cicli sono da 5, 10 o 15 minuti. Non penso che pulirà perfettamente qualsiasi macchia, ma insomma, se ci interessa rinfrescare un attimino qualche abito, penso che sia decisamente ottima. Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Nel caso appunto trovate tutti i link qua sotto in descrizione, dateci assolutamente un'occhiata perché appunto quelli che vi ho dato sono i prezzi interi, ma con il Black Friday potrebbero diminuire e anche di parecchio. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, per cui lasciate un bel like e commentate facendomi sapere se qualcuno di questi oggetti lo regalerete o lo comprerete per voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Probabilmente inizierò a fare i vlogmas come l'anno scorso, ma ancora non ne ho la certezza. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video e come al solito vi dico, have a nice life!